Questo programma è offerto da... Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Buonasera, buonasera a tutti, puntata dalla sapore speciale, quella di questa sera di Sports Chat, perché è l'ultima, quindi ci dispiace salutarci con voi che ci avete seguito per tutta la stagione con grande affetto, quindi c'è un velo di tristezza. L'unico motivo per il quale sono contento, almeno io personalmente, è perché quando poi il calcio si intreccia con la cronaca, allora a quel punto capisci che è un mondo un po' malato di cui non vorresti mai parlare. Vedi l'operazione di questa mattina sul calcio scommesse, di cui parleremo con i nostri ospiti. Innanzitutto buonasera a Milena. Buonasera a tutti. I miei fieri condottieri di viaggio per quasi tutta la stagione, perché davvero le assenze si contano su un palmo della mano. Antonio Pesca. Buonasera. Giuseppe Fontana. Buonasera. Poi abbiamo un mister fresco di promozione, dalla prima categoria appunto alla promozione, perdonatemi il gioco di parole, ma così si chiama la categoria, l'allenatore della Cannalonga, Franco Cortazzo. Salve, buonasera. Il collega nonché addetto stampa della Battipagliese, Andrea Laganà. Buonasera. Informissimo e scatenato, stasera ci riserverà delle chicche durante la trasmissione. E poi il nostro compagno di viaggio anche di Sport Set, nonché voce della Basket Agropoli, Giuseppe Schiavo. Buonasera a tutti. Al quale chiedo subito dove ha comprato le scarpe, però, perché sono davvero fantastiche. Un po' particolari, Un po' particolari, perché insomma davvero fanno un certo effetto. Vogliamo ricordare subito agli amici, intanto fantastica la regia che ce la inquadra. Vogliamo ricordare agli amici a casa come possono interagire con noi. Potete scriverci attraverso la pagina Facebook Sport Chat oppure all'indirizzo email settvvallo@gmail.com. Io voglio aprire, innanzitutto parliamo prima di una cosa bella, la promozione della Cannalonga, la vittoria del campionato, un testa a testa vincente, quello con la Vigor Castellabate, alla fine l'avete spuntata voi, è un campionato che ha fatto discutere molto, anche un po' con ricorsi, contro ricorsi, ma si può dire che questo campionato è finito oppure ci può essere ancora qualche sorpresa, mister? Guardi, ufficialmente non si può dire. Si dice che è finito, però aspettiamo un attimino. Aspettiamo giovedì, dopodomani pomeriggio, esce il comunicato, dopodiché speriamo di festeggiare. Quindi e di goderci questa vittoria. Una festa vera e propria ancora non c'è stata? Una festa vera e propria ancora no, quindi diciamo che con calma la prepariamo in modo da godercela in modo definitivo. Giusto. Scelta saggia quella della società. E quando faranno festa a Cannalonga invitatemi, perché come organizzano a Cannalonga è difficile trovare un altro posto dove si sta altrettanto bene. Magari fanno un'anteprima della fiera della bella gnocca. Quindi mi autoinvito. Vabbè, ci autoinvitiamo. Non mancheremo. Continuiamo, stiamo vedendo tra l'altro anche alcune immagini proprio del Cannalonga. È stato un campionato difficile, anche molto combattuto, perché c'erano delle buone squadre oltre alla Vigor Castellabate che io citavo. Sì, è inutile nasconderci, c'erano delle squadre che almeno all'inizio erano molto più pronte di noi, molto più preparate a livello societario, organizzatissime, quindi per noi è stata una sorpresa. Siamo partiti senza naturalmente nessun tipo di pronostico. Dopodiché, come si dice, l'appetito viene mangiando, ci siamo ritrovati lì e ci siamo seduti, proviamoci e diciamo che ci è andata bene. Mister, ma poi in caso insomma di conferma della vittoria del campionato giocherete sempre a Cannalonga oppure vi trasferirete al Morra? Visto che la categoria diventa ancora più importante. Ancora non ci siamo seduti, come dicevamo prima, aspettiamo un attimino l'ufficialità, dopodiché vediamo un attimino che si può organizzare, perché a Cannalonga siamo abituati a fare un attimino le cose per bene. Allora, se la cosa non si riesce a farla per bene, allora ci fermiamo. Giusto. E cediamo il passo. Giusto. Quindi perché comunque per noi
una realtà di mille abitanti, una promozione è una cosa... E a Cannalonga ci sono personaggi che conoscono il calcio, lo frequentano da sì, decenni sì. E decenni, quindi questo testimonia il fatto dell'impegno di queste persone, tipo uno su tutti, il mitico Mazzola, quindi, però ce ne sono tantissimi altri, Donato Pizzolante, quindi ce ne sono tanti altri che conoscono davvero come si produce calcio e lo fanno sempre in maniera egregia. Antonio, guardando questa immagine, l'unica nota negativa, l'accoglienza su questo stadio. Diciamo parliamo della partita a Marina di Camerota. Diciamo che purtroppo Camerota rimarrà nei nostri ricordi, però i più brutti. Ci sono stati vari episodi che è meglio non menzionare, perché se dobbiamo parlare di calcio stasera, lasciamo stare questa partita. Magari io mi assumo le responsabilità per la settimana precedente, magari ho potuto chiamare un attimino i carabinieri di Camerota, ma giusto per assicurarmi la loro presenza. La mia telefonata, il mio invito è stato un attimino frainteso, ok? E ci siamo ritrovati in un clima surreale che non ha nulla a che fare col calcio. Diciamo che è stato un brutto episodio, quindi mettiamoci una pietra sopra e amici come prima con i signori di Camerota. È meglio tralasciare quell'episodio e diciamo... Meglio parlare d'altro. Andrea, pronto l'esodo dei tifosi della Battipagliese? Domenica sì. Si gioca praticamente in 90 minuti, potrebbero essere anche 120, un'intera stagione. Sì, sono in tanti, hanno già riempito due pullman e mezzo, ma credo che da qui a domenica si riempirà qualcos'altro. Credo che se arriveremo sulle 400, almeno 400-500 persone, saremo in tanti. E belli anche perché saremo tutti con la maglietta bianconera, questa anche... Una nota sì, di questa colore. Iniziativa che avete lanciato anche attraverso la pagina ufficiale Facebook. Un successo impressionante, perché è partita come uno scherzo tra me e Fabiano Sole, l'amico e il collega di Radio Castelluccio, dicendo dai, domenica mettiamoci la maglietta bianconera. L'abbiamo detta per radio, poi il tantam su Facebook, e tutti l'hanno accolta davvero a braccia aperte. Saremo, immagino, mi auguro in tanti con la maglietta bianconera. Questo vuol dire il simbolo della nostra terra, il simbolo della nostra città. Speriamo che poi giocherete con la maglia bianconera. Sì, però. Sì, no, questo l'abbiamo questo messo è ufficiale. Certo, metteremo la maglietta bianconera, calzini bianchi, pantaloncini bianchi, come in un tempo. Quindi va bene così. Quindi la casacca, quella ufficiale, colori storica. Ufficiali della Battipagliese. Parleremo ancora anche di questa partita, crocevia fondamentale per la stagione delle zebrette, alle quali noi auguriamo un calorosissimo in bocca al lupo, sperando che tornino dal campo Italia di Sorrento con la salvezza tra le mani. Dal calcio velocemente anche al basket, tu eri a Pescara, altra partita al Cardiopalma. Sì, vinta dall'Agropoli all'ultimo secondo, l'Agropoli è stata comunque sempre in vantaggio, poi si è un po' complicata la vita, una vittoria che era alla fine, ultimi secondi al termine, bello della pallacanestro. Bello davvero della pallacanestro. Vedremo poi anche le immagini con i punti messi a segno da Parrillo, che hanno regalato questa finale anticipata all'Agropoli. E visto che si giocherà la gara 5 per Biscegli, anche un vantaggio, perché insomma c'è più tempo per recuperare forze ed energie in vista della finalissima. Beh, questo è ovvio, perché noi ci siamo fermati a gara 3, quindi fino alla finale abbiamo avuto 12 giorni di riposo per ricaricare le batterie, anche se la squadra sta tutti bene in questa fase del campionato. Facciamo gol. Per il resto è chiaro che loro, avendo giocato due partite in più, poi andando a Palermo, poi ritornare a Biscegli e giocare di nuovo dopo due giorni, magari hanno accusato un po' più lo stress, però è chiaro che ce la metteranno tutta anche loro, perché poi non sappiamo ancora se passerà a Biscegli o se passerà a Palermo. Saremo a vedere. Dicevi in apertura di questa pagina triste del calcio italiano, forse l'ennesima, ne abbiamo viste già troppe negli ultimi anni con scandali legati al calcio scommesse, e questa mattina il calcio italiano si è svegliato nuovamente con una pesante batosta, 50 arresti, alcune conoscenze anche del nostro calcio, del calcio campano, tra i nomi coinvolti in quest'altra maxi inchiesta della procura di Catanzaro, e nel mirino finiscono proprio poi la Lega Pro e la Serie D, dove noi tra l'altro più volte ci siamo battuti sia l'anno scorso durante la trasmissione di approfondimento sportivo, ma anche quest'anno, dicendo che forse sarebbe il caso non far scommettere sulle serie minori, proprio perché non è giusto e soprattutto perché c'è il rischio maggiore poi che si verificano episodi come quelli che l'inchiesta di Catanzaro ha portato alla luce questa mattina. Noi ne abbiamo parlato anche nel corso dell'edizione del telegiornale. Vediamo adesso subito il servizio confezionato dalla collega Carmela Santi e poi ne parliamo con gli ospiti studio.
Però io sono fiducioso, anzi sono, non sono fiducioso, sono convinto che noi il ritorno possiamo regalare alla nostra, ai nostri tifosi, alla nostra società l'ambito traguardo, e sono convinto che questa squadra farà di tutto per raggiungerlo. Tra gli indagati per il calcio scommesse c'è anche Antonio Ciccarone, ex consigliere comunale di maggioranza ad Eboli, primo mandato di Melchionda. Eletto con i socialisti di Conte, Ciccarone era sempre in giro per motivi sportivi. In aula consiliare brillava per le sue assenze. Da ultra dirigente, Antonio Ciccarone è stato protagonista di una carriera sportiva da urlo. Da Sapri a Eboli, da Manfredonia a Siracusa, il 42enne di Eboli aveva ricoperto la carica di direttore tecnico in molte società di calcio blasonate. Conosceva calciatori, gestiva un giro di denaro piuttosto copioso. In pochi anni dal ciclomotore che guidava come ultra era passato ad una fiammante Audi da dirigente sportivo. Nel 2005 Ciccarone aveva trovato anche il tempo per impegnarsi nel mondo politico. Eletto in consiglio comunale, più dell'aula consigliare, Ciccarone amava senza dubbi i campi di calcio. Storica è rimasta una seduta del consiglio comunale quando il voto di Ciccarone, detto caccavotto, era indispensabile. I collaboratori del sindaco Melchionda corsero all'aeroporto di Capodichino per prelevarlo e portarlo a Eboli e a votare il bilancio. Per gli investigatori della DDA di Catanzaro è la figura centrale dell'inchiesta sul calcio scommesse Dirty Soccer. In questa inchiesta ci sono appunto diverse società che quest'anno hanno partecipato al campionato dilettanti nel girone I, quello proprio della Battipagliese, la Neapolis, infatti sono stati arrestati il presidente ed il direttore sportivo appunto Ciccarone, ci sta il comprensorio Montalto, in certo qual modo anche il Sorrento che tra l'altro affronterà la Battipagliese, insomma ci sono un bel po' di squadre che sono coinvolte in questa inchiesta. Pensate che sono finiti in manette oltre 15 calciatori, diversi dirigenti sportivi. Andrea, insomma, la figura di Ciccarone però non la conosciamo, certo, poi ovviamente bisognerà seguire tutto il percorso della magistratura, però è un nome che non compare certamente oggi quando si parla di calcio scommesse. No, vorrei fare come premessa che ci sono tre gradi di giudizio, quindi c'è, sono certo. Persone libere, persone che sono innocenti fino alla fine del terzo grado di giudizio, questo per mettere un cappello eventuali poi denunce che potrebbero arrivare. Ciccarone lo conosco bene, è un personaggio che forse lui si ricorderà alla lontana anche di me, del mio amico Fabiano Sola, che ho qualche capello bianco in meno, nel 2008, quando lui e i suoi scagnozzi si lanciarono contro di noi schiaffeggiandoci, noi poco più che ventenni, lui era lì a un metro da noi, non mosse assolutamente un dito, questo per far capire che tipo di uomo è personalmente. Quello che è uscito fuori oggi è solamente... La tristezza è il fatto che tutti dicono sì, vabbè, però si sapeva, sì, vabbè, lui è così, il mondo del calcio è così. Questa cosa è una cosa davvero tristissima, perché poi attorno a questo c'è l'omertà di un mondo che è finito praticamente a rotoli, un mondo che non ha il coraggio di dirsi in faccia il fatto che gli allenatori pagano per giocare, per allenare, che i giocatori e i genitori dei giocatori pagano per giocare, per fare qualche presenza in Serie D. Di questa cosa mi sono sempre onestamente battuto, nonostante il mio non essere un giornalista, di fare questo praticamente per hobby, visto che faccio, devo grazie a un altro lavoro. Ciccarone e Company devo chiedere scusa a parecchie persone, devo chiedere scusa alla piazza di Trani, devo chiedere scusa alla piazza di Sapri, che hanno fatto fallire, devo chiedere scusa alla piazza di Eboli, devo chiedere scusa a tantissime piazze. Però le piazze alle volte sono state anche intelligenti, perché a lui e al suo compagno Moxedano l'hanno presi per le orecchie, a Torre del Greco l'hanno cacciati fuori. E sono infatti andati a fare calcio nel nulla a Mugnano di Napoli, dove sono loro e i loro figli a vedere la partita. Da altre parti l'hanno presa per le orecchie e l'hanno tirate fuori. Gli amici sloveni che sono in questa inchiesta, un mese fa, un mese e mezzo fa, erano a Battipaglia perché hanno portato 4-5 giocatori. La tifoseria battipaglia l'ha presa per le orecchie e l'ha cacciata fuori a loro e a chi si sbarzaglia, che non è inquisito in questa vicenda, però insomma, vedremo. Quindi c'è tanta roba sotto che credo che potrebbe venire fuori, ma nella mia tristezza calcistica immagino che questa sia l'ennesima bolla di sapone che finirà con qualche ammenda, qualche punto di penalizzazione, qualche squalifica. Qualche squalifica e poi tutto senza tornerà. Andare a vedere poi gli amici degli amici che ancora lavorano nel calcio, insomma. Poi e finisco, poi, perché questa cosa mi ribolle nel sangue. Mi auguro che i magistrati di Catanzaro gli facciano delle domande specifiche a lui, a Starita e Pignatta. Gli chiedano per esempio al signor Ciccarone come mai il Noto si è salvato l'anno scorso.
che cosa c'è dietro a quella salvezza del Noto. Lo stesso Montalto che tra l'altro poi quest'anno il giorno di ritorno stava compiendo un'impresa simile a quella del Noto, quindi insomma quando vanno a Montalto vanno anche a Cosenza e dicono ai dirigenti di oggi del Cosenza perché l'hanno cacciati, perché loro erano a Cosenza 3 anni fa a fare calcio, l'hanno cacciati fuori e sono andati a Montalto a 10 km per fare calcio. Onore e merito a società come l'Agropoli, il Roccella, che si sono giocati il campionato fino alla fine anche su quei campi. Il Roccella ha vinto a Noto per 3-0 quando la gara era scontata che dovesse vincere il Noto. Così non è stato perché il Roccella ha la faccia pulita, così come l'Agropoli anche a Montalto che ha fatto la stessa cosa, anzi ha preso anche gli schiaffi. Per, eh sì, infatti la società dell'Agropoli ha anche denunciato poi pulita. Alcuni episodi intimidatori avvenuti prima, durante e dopo la partita. Giuro, poi finisco. E mi auguro che i magistrati di Catanzaro chiedano anche a Ciccarone come ha fatto salire l'Ebolitana in Lega Pro e come l'ha fatta retrocedere. E vadano anche a Valle Gregani, che ci sono stato perché ho il vizio purtroppo di seguire questo sporco mondo da vicino, visto che i chilometri appresso a questo calcio li faccio, e vadano a Valle Gregani, e non solo, in tutte le società calabrese e siciliane. Le domande, facciamo prima, dai. E vadano a chiedergli come vanno queste persone in trasferta con le valigette e quanti soldi ci mettono dentro per comprarsi le partite. Mi auguro che lo facciano, per andare fino in fondo. Abbiamo subito una domanda per Antonio Pesca, proprio in merito a questo. L'operazione di oggi, che ha portato all'arresto di dirigenti e calciatori, getta nuovamente ombre sul calcio italiano. Non sarebbe opportuno non far scommettere sulle serie minori? No, non gettano ombre sul calcio italiano, gettano luce sul calcio italiano, perché il calcio è questo. Se tu fai scommettere nelle serie dilettanti, non puoi aspettarti, insomma, di trovare un calcio pulito, soprattutto in tempo di crisi, soprattutto, ahimè, devo dirlo, in Italia. Il calcio dilettantistico non dovrebbe essere attenzionato dalle scommesse, lo si dice da tempo, perché gente che non ha nulla a che fare col calcio ma ha molto a che fare con gli affair, anche evidentemente non fatti lecitamente, anzi soprattutto non fatti lecitamente, lì trova pane per i suoi denti e lì mette radici. Lo dicono, ogni anno lo dimostrano le inchieste e ogni anno puntualmente non viene fatto nulla. Perché? Perché evidentemente di interessi ce ne sono troppi che si annidano in quel mondo e basta togliere un po' di polvere da sopra cercando di far rendere pulito quel mondo, evidentemente che non è, ma è molto più sporco, ha ragione Andrea, molto più profondo la radice del mare in questo calcio. Quindi, eliminare totalmente le scommesse nel mondo dilettante, far scommettere solo nel mondo professionistico, perché quantomeno sono attenzionato dai media e in maniera molto più pressante. Anche lì in passato ci sono riusciti, quindi figuriamoci. Però lì quando esce fa rumore, e bene o male quel rumore fa sì che quantomeno si riesca a eliminare buona parte. Nel calcio minore non fa rumore. Sì, farà rumore per qualche settimana, poi che succede? Qualche giorno. Probabilmente non succederà nulla, il prossimo anno si riprenderà nuovamente il tram tram di sempre, questo non va bene. Mister, quando accadono episodi del genere, lei poi quando va nello spogliatoio cosa deve dire a dei ragazzi, magari molti anche adolescenti di 16, 17 anni che seguono il calcio in un certo modo, poi però scopri che è quasi tutto taroccato, effettivamente non è bello? Purtroppo il guaio è che di queste cose... Anche se non vengono alla ribalta, come succede per questi casi, pure nelle nostre categorie purtroppo succedono. Magari da noi si sente semplicemente il sentito dire, la partita più importante, però è capitata sempre durante tutti gli anni. Però se succede nelle categorie dove non si scommette, è perché evidentemente c'è un accordo tra due squadre o l'interesse di naturalmente è meno. Ma se tu vai a scommettere su quelle partite dove c'è gente che non prende lo stipendio, sappiamo bene. I calciatori non vengono. Il problema della serie probabilmente si annida perché parliamoci chiaro, anche un ragazzo, comunque uno di 30 anni, è facile. Stipendio non lo prende per 5 mesi, insomma arriva Tizio e Caio e dice guarda io domenica ti do 10.000 euro e tu perdi questa partita, sinceramente poi, non prende lo stipendio per 5 mesi. Perché non fare una lista? La lista di nomi e cognomi di gente che vita natural durante interviene la Lega e fa in modo che questi non mettano più piede in società, non abbiano nulla a che fare più col calcio, una vera e propria lista. Non c'è la radiazione totale. Ma purtroppo non c'è mai la volontà politica. Cioè non c'è mai. Forse l'interesse è diverso. Sì. Non c'è mai. Dalla testa. Esattamente, evidentemente c'è l'interesse. Adesso non so come si chiama quello di ora, Belillo, quello che ha fatto con la dichiarazione sul calcio femminile, sulle lesbiche, che è una cosa impressionante.
prima c'era Tavecchio, si sono riempiti la pancia con 164 società chiedendogli 30.000 euro di fiducia iniziale come monte per cominciare a giocare a calcio. Si sono riempiti la pancia chiamando tutte queste società, non curandosi di chi ha questa società. Moxedano è il re del bingo, ma il re del bingo nel senso che lui fa il bingo a Napoli, ha tante sale bingo, figuriamoci se non è impelagato e se non conosce le scommesse in giro per il mondo e sa come aggirarle, infatti non andava a fare in Slovenia queste cose. Tra l'altro vi do una notizia proprio dell'ultima ora, di pochi minuti fa, dalla procura di Catanzaro: chi assistita ad una delle partite truccate può tranquillamente far partire la querela. Quindi insomma questo potrebbe essere anche un segnale che noi spettatori che guardiamo a caso, andiamo allo stadio, finalmente ci ribelliamo, magari finirà tutta una bolla di sapone, però facciamoci quantomeno sentire. Questo l'ha detto il vice capo procuratore della DDA di Catanzaro durante la conferenza stampa, ha parlato di partite vergognose che hanno solo danneggiato i calciatori onesti ed il pubblico pagante. Questa sarebbe un'iniziativa importante, magari solo mediatica, però quantomeno per far sentire e far capire che siamo stanchi di essere presi. Hai parlato di calciatori, ma anche di... Ma tu credi che entrano in campo in tutte le squadre chi merita davvero? O chi va ad allenare e perché è il migliore in tante società? Ha ragione Andrea, il pesce puzza dalla testa, bisognerebbe ripartire da lì, dall'alto, per scendere in basso, ma io sono poco fiducioso che ciò accadrà. Sarebbe un passo importante non far più scommettere, in queste categorie togliere le scommesse. Tu che idea ti sei fatto di questa vicenda? Vabbè, ma si sapeva comunque, Antonio, perché anche vedi di certe partite che è possibile, è finita 3-2, è finita 4-3. Quindi già inizi già a pensare personalmente, c'è qualcosa che non va, poi arrivano queste notizie e la conferma piena. Nel basket non si scommette, almeno nel campionato dell'Acropoli. Per fortuna no, quindi tanto di guadagnato. Insomma. Tanto di guadagnato, sicuramente. Lasciamo questa brutta pagina e iniziamo finalmente a parlare di calcio con i playoff che si sono disputati già a partire da domenica. Andiamo a vedere nel girone H il quadro completo di playoff e playout. Ai playoff hanno giocato Bisceglie e Brindisi 3-2, mentre Potenza Bisceglie si giocherà il 20 maggio. Ai playout Pomigliano Arzanese che si giocherà il 24 maggio. E a proposito della girone H, prima sfida, quella tra Bisceglie e Brindisi, è finita 3-2, andiamo a vedere le immagini. Dalla Coppa Italia ai playoff, passando per il doppio confronto di regular season, la storia non cambia. Il Bisceglie si conferma bestia nera del Brindisi, battendolo per la quarta volta, la terza al Gustavo Ventura, nel corso di questa stagione. 9 gol segnati e 2 subiti in totale, un dato eloquente che fotografa la superiorità degli uomini allenati da Claudio De Luca nei faccia a faccia coi messapici. La gara decolla subito con un botta e risposta nei primi 3 minuti. Aprono le ostilità i nerazzurri con Capitan Gambuzza, che raccoglie la sponda di Lacarra su corner di Zotti e mette i brividi all'estremo Pizzolato. Sul fronte opposto è Esposito a fallire una chance, alzando la mira con l'esterno destro da posizione favorevole. Botte risposta che prosegue a suon di gol. A rompere l'equilibrio è Lanzolla al quinto, con un comodo tapin dopo un calcio di punizione al veleno battuto dalla Carra e respinto da Pizzolato con l'aiuto del montante. A ristabilirlo l'equilibrio è invece Ancora, che deve ripetere addirittura 2 volte il penalty decretato dal fischietto veneto Gosetto per l'atterramento di Visco ai danni dello sgusciante Varsi. Buona la prima, buona la seconda e buona soprattutto la terza per il numero 10 brindisino, bravo a non perdere mai la calma dal dischetto. È il 12esimo e gli ospiti non lasciano, anzi raddoppiano. Passano infatti 8 minuti e Ferrara opera il sorpasso raccogliendo il traversone dalla bandierina di Loiodice e schiacciando alle spalle di Vicino. L'11 di casa non ci sta e poco più tardi potrebbe rimettere le cose a posto se Zotti non vanificasse così l'invito al bacio di Lacarra. Il suo tocco, sporcato da Pizzolato, pizzica la base del palo. Ma i fuochi d'artificio non sono finiti. A spegnerli, ristabilendo la parità, provvede lo Greco, che sfrutta il cross di Viscuso e il velo di Zotti, si accentra e prende in controtempo Pizzolato. 2-2 all'intervallo dunque, risultato che però prelude a una ripresa meno scoppiettante. Ci prova Zotti a riaccendere la miccia, ma il tentativo da fermo non è all'altezza della sua fama. Polveri bagnate anche per il nuovo entrato Khalil, innescato da
dallo stesso Zotti, volè da dimenticare. Non ha fortuna nemmeno la sassata di D'Ancora, alla quale manca un pizzico di precisione. Ora il Biceglie appare padrone del campo, sorretto da una miglior condizione atletica e dall'inventiva di un Logrieco cresciuto molto alla distanza. Proprio da un'iniziativa del numero 11 nerazzurro nasce un'opportunità ancora per Khalil, che stavolta arriva in ritardo all'appuntamento. Serve invece un intervento di Pizzolato per rendere inefficace questa parabola maligna disegnata da Zotti. Solo allo scadere si rivede il Brindisi, ripartenza orchestrata dallo Iodice e sprecata da Lorito con un diagonale inguardabile. Il risultato non si schioda. Si va così ai supplementari, che non riservano emozioni fino all'ultimo minuto del primo tempo, quando un'acrobazia mal riuscita di Lacarra su cross di Patierno si trasforma in assist per Khalil, il cui piazzato non lascia scampo a Pizzolato. È il colpo del KO per i messapici, che nella seconda metà dell'extra time rischiano grosso sul fendente di Logrieco, respinto dal palo. Il rosso a Dinielli, per somma di ammonizioni, rappresenta la pietra tombale sulle residue speranze biancazzurre, mentre due errori di Patierno nel finale, complice un po' di mala sorte, impediscono ai padroni di casa di rimpinguare il bottino. Va avanti il Biceglie, quindi, atteso ora dal secondo turno playoff sul terreno del Potenza. Cala il sipario, invece, sulla stagione del Brindisi, una stagione iniziata sotto ben altri auspici. Giuseppe, chi vedi favorito in questo playoff del Girone H? Il Potenza. Anche più del Taranto? Sì. La squadra più quadrata e, secondo me, ha qualcosa in più rispetto agli altri. Secondo te, Antonio? Ah, in questi inutili playoff? Ah, forse vincerà il Potenza, insomma. So se hanno un senso, ma comunque forse il Potenza. Io sono d'accordo con te, chiediamolo anche ad Andrea. Mi accodo anche io all'inutilità, mi dispiace per queste tantissime persone che stavano vedendo questa farsa che sono questi playoff. Mister, per quanto riguarda invece la prima categoria, comunque la promozione, nel caso di playoff e vittoria si garantisce il posto nella serie superiore o come in serie D? No, c'è lo spareggio con l'altra. Con l'altra vincente dell'altro girone, poi. Però se eventualmente. Però se vincete andate nella categoria superiore, oppure anche lì è una questione di ripescaggi? No, no, si va, si va. Vedi, già, più già corto il ha un senso. Si va, cioè, ha un senso in questo caso. Sì. Invece in Serie D abbiamo dei playoff che praticamente se li vinci corri il rischio che poi ad oggi si va. Poi magari non si può mai sapere, settimana prossima magari cambia qualcosa, deve salire qualcun altro e magari facciamo un'altra gara, facciamo un altro spareggio. Speriamo che non ci riguarda la cosa. Mister, ha seguito un po' il campionato della Jelvison? Allora, purtroppo al campo mi è stato quasi impossibile perché c'era sempre contemporaneità delle partite, soltanto dal giornale. Ho potuto leggere della Jelvison, in effetti il campionato è finito da un po' di tempo in tutta tranquillità dalla Jelvison, ha rispettato benissimo il pronostico, quindi però di più preciso non posso. Un buon esempio dire. Però anche per insomma, i comuni dell'entroterra, i comuni limitrofi, avere una squadra di riferimento che giochi in una categoria importante. Sì, assolutamente sì. Quindi nel caso noi per l'anno prossimo ci organizzassimo per una promozione, non vedo come non interpellare i signori della Jelvison, magari per i juniores, siamo obbligati come campionato di promozione ad allestire pure la squadra juniores. Certo che effettivamente si passa con la promozione in un campionato completamente diverso. C'è un bel salto, dalla seconda alla prima, voglio dire, si riesce a fare il campionato senza una grandissima organizzazione, mentre poi tra prima e promozione penso ci sia una grande differenza. Perciò dico prima, ho detto prima, sediamoci un attimino, se ci sono i presupposti, bene, altrimenti. Quindi c'è il rischio insomma che nonostante la promozione, vuole dire, con il titolo possa essere ceduto in qualche senso? Sì, c'è il rischio. Quindi... Vabbè, però questo sarebbe un peccato, cerchiamo di evitarlo, magari lanciamo anche un appello a chi ci segue, perché sì. Insomma, effettivamente una squadra che ha vinto un campionato sul campo, ha raggiunto un successo, poi insomma vanificare tutto. È bruttissimo perché comunque i nostri sforzi li abbiamo fatti, quindi almeno per un anno provare, dire abbiamo fatto il campionato di promozione nel nostro piccolo villaggio. Si parla addirittura il primo anno, dato che il campo comunque non è all'altezza, di darlo in deroga, magari il primo anno ti fanno fare il campionato giusto come premio, hai vinto il primo, fallo. Dopodiché è chiaro, bisognerebbe mettere un attimino le cose al posto per quanto riguarda il campo.
però ho detto ad oggi non c'è nessuna certezza, quindi aspettiamo un attimino, ci organizziamo se c'è la possibilità, altrimenti. Questa è una promozione storica, sarebbe la prima volta in promozione? Sì, noi era la prima volta in prima categoria. Quindi insomma davvero... noi siamo nati 3 anni fa, io e mio cugino ci siamo seduti e siamo partiti. Primo anno abbiamo fatto la seconda, abbiamo vinto il campionato. L'anno scorso abbiamo fatto la prima, un onorevole quinto posto. Quest'anno abbiamo vinto il campionato. Vogliono fare come sono il Carpi delle serie minori, Antonio. Hanno fatto come il Carpi. Non se ne è accorto l'udito, però. Non se ne è accorto. Però Antonio, il Canaloga ha dato bei giocatori alla Gerbison negli ultimi anni. Sì, io ritengo che alla Gerbison c'è stato il più grande calciatore cilentano, Merola Onofrio. Non so se voi ricordate, terzino sinistro, era di un'altra categoria. Non è stato un grandissimo professionista al di fuori del campo, però è stato un grandissimo calciatore. Un grande calciatore, penso sia attualmente uno dei più forti terzini sinistri che sono stati in circolazione. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per la seconda parte di Sports Chat. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità.